Ben ritrovati a una nuova puntata di Quattro Chiacchiere da Remoto. Oggi siamo in collegamento con Sonia Magliano dell'Associazione Liceo Musicale di Livorno Canavese. Benvenuta Sonia. Grazie Grazie, grazie mille dell'invito. a te per aver accettato. Allora, io partirei con qualcosa di leggero. No, a Sì, parte gli dai, in scherzi. questo momento ce n'è bisogno. Sì, a parte le battute. Come stai vivendo tu personalmente questo periodo coronavirus? Personalmente lo trovo difficile, io sono una persona che ha bisogno del contatto con la gente, che ha bisogno di stare fuori, che ha bisogno di pensare al futuro e quindi io personalmente faccio fatica ed è per questo che ho centrato un po' tutta la mia, ho concentrato la mia attenzione in quello che poteva essere una spinta su un futuro diverso. Nella mia attività, che è quella musicale, perché comunque la musica credo e l'arte in generale credo che dia un grande supporto psicologico nei momenti di crisi. E speriamo tutti di uscirne presto e con l'aiuto di tutti e anche con l'aiuto dell'arte. Certo, e sicuramente l'arte e la musica aiutano. Oltretutto l'Associazione Liceo Musicale è forse la prima delle realtà territoriali che ha messo in piedi un sistema di lezione a distanza, che per la musica non è molto semplice. Assolutamente sì, noi diciamo che beh, è stata una corsa contro il tempo, ma da subito io ricordo la prima domenica di grande panico, che era la domenica di Carnevale, se non ricordo male era il 23 febbraio, eravamo a scuola e ci chiedevamo cosa facciamo se veramente le indicazioni porteranno a dover chiudere. Ai rapporti proprio fisici di aggregazione in loco, e quindi abbiamo iniziato in quella settimana a fare dei ragionamenti. Quando poi è vero che abbiamo dovuto sospendere per una settimana alcuni corsi, però nel frattempo ci siamo sempre abbiamo cercato di fare dei progetti per il futuro. E quindi ricordo che quando l'assessora alla cultura Fontacanova mi ha chiamata la domenica 8 marzo, anticipandomi che comunque il comune di Rivarolo avrebbe chiuso le sedi comunali ad uso delle associazioni, noi eravamo già pronti, cioè eravamo fisicamente sui telefoni, sui computer, sui vari dispositivi per capire come spostarsi in una direzione diversa. E già a partire dal primo lunedì di chiusura, quindi il 9 di marzo, noi abbiamo fatto lezione senza mai sospendere neanche un minuto, un'ora con i nostri allievi. Certo, è stato molto più semplice. Adesso con il senno di poi per i corsi individuali, strumentali. In questo siamo stati molto indirizzati dai colleghi del Conservatorio di Alessandria perché già lo stavano sperimentando da circa una settimana. Contiamo che i conservatori sono stati i primi insieme alle università ad essere chiusi proprio perché prevedono un grande flusso e spostamento di persone anche extraterritoriali, extraregionali a livello nazionale. E quindi sono stati i primi a chiudersi e i primi a riaprire in una modalità diversa. Alcuni colleghi erano già pronti a questo sistema, una fra tutti l'insegnante di canto, Laura Conti, che quella domenica ci ha indirizzato per cosa fare. E abbiamo spostato da subito il nostro interesse online. Il problema erano i bambini piccoli perché c'era una specie di storico nei più grandi perché giustamente hanno già un rapporto con i telefoni, i tablet, i computer, le piattaforme, Facebook, Instagram e tutto quanto, ma i piccini sono stati molto reticenti. Alcuni, io ricordo una bambina, il primo mercoledì di lezione, una mia allieva, che piangeva davanti a questo monitor perché non era mai stata abituata ad usare i computer, di suo non aveva un telefono e quindi
piangeva davanti al pianoforte da una parte e al computer dall'altra. L'abbiamo rassicurata e dalla seconda lezione non ha neanche più avuto la mamma o il papà vicino ed è lì che adesso si sposta abbastanza agilmente tra una piattaforma e l'altra. E questa è stata la prima settimana. Dalla seconda la mia preoccupazione era continuare a mantenere dei gruppi classe. Io ero e continuo a essere molto preoccupata di come questa modalità social può chiudere i bambini e gli adolescenti dentro le quattro mura di casa e isolarli e non metterli in condivisione con il mondo, perché il rapporto con gli altri attraverso uno schermo è un rapporto comunque che tende esposta all'autoreclusione. Adesso sembra un paragone veramente un po' forzato, ma noi negli anni passati ci siamo occupati di legalità, abbiamo parlato molto della sindrome di autoreclusione, rivolta ai carcerati, alle questioni appunto legate alla legalità, però abbiamo avuto modo di pensare a come questa modalità si avvicina molto a quell'altra. Certo, l'altra è una scelta che in qualche modo è una scelta di vita, questa non è una scelta di vita perché ce l'hanno giustamente imposta ed è un percorso dovuto. Ma gli adolescenti ho paura che ne facciano diventare una routine, una modalità, una consuetudine, e non è giusto. E quindi da subito abbiamo creato gruppi classe e da subito le nostre lezioni di ascolto, le nostre lezioni di grammatica non sono state individuali, ma sono state in gruppi classe. E devo dire, abbiamo anche un pochettino nel nostro piccolo ispirato alcune modalità poi all'interno delle scuole attraverso colleghi, amici che insegnano e che quindi piano piano tra tutti, anche nella scuola dell'obbligo, ci siamo dati una mano per vedere questa condivisione di gruppo anche attraverso le lezioni teoriche e poi siamo arrivati alle lezioni pratiche di gruppo, quindi la musica d'insieme, le lezioni d'orchestra, le band. Abbiamo riscoperto attraverso l'esperienza anche qua degli anni passati, delle registrazioni in studio, ecco, vediamo i bambini del gruppo di percussioni che sono stati i primi a mettere in pratica il gioco della registrazione e quindi abbiamo insegnato loro che cosa vuol dire un supporto per la registrazione, un programma di registrazione, come sovrapporre tracce. Insomma, li abbiamo aiutati a diventare quasi dei semiprofessionisti. La parte ancora più complicata è sicuramente quella della danza, perché la danza è pura condivisione di gruppo, nasce non come lezione individuale, ma come lezione di gruppo e poi si sposta in un repertorio individuale. Per la musica il percorso è esattamente opposto, nasce individuale, diventa di gruppo. E quindi è difficile, ancora oggi abbiamo qualche difficoltà, difficoltà che vanno sul piano, si sposta sul piano della copertura assicurativa, perché comunque ricordiamoci che essendo lezioni di movimento hanno anche dei rischi a livello proprio fisico, quindi si sono messe in moto delle nostre agenzie assicurative. Noi siamo sempre stati da subito in contatto con le accademie dello spettacolo e quindi i colleghi si sono mossi in una direzione. Ripeto e sottolineo, io non approvo, non condivido la nuda e cruda l'utilizzo dello schermo come video, quindi una partecipazione passiva alle cose non la approvo, non l'apprezzo. Quindi ringrazio tutti i colleghi che anche un po' con reticenza, ma si sono ingegnati per trovare delle soluzioni. Ad oggi sappiamo di averle
trovate in un servizio che oggettivamente è diverso. Però spero che non diventi un futuro di modus operandi, ma che possa aiutare soprattutto i più piccoli, i bambini, a condividere, a mantenere le loro, i loro interessi, le loro passioni verso e la musica e il canto e anche le attività di movimento come la danza. Questo sì. Certo. Per quanto riguarda la danza, forse qualche complicazione ci sarà anche nella fase 2, premesso che non sappiamo ancora come verrà programmata e sviluppata, però comunque si tratta pur sempre di un assembramento. Esatto, questa è la nostra preoccupazione e quindi in questo ormai mese e mezzo di attività online abbiamo fatto appunto un grosso lavoro di sperimentazione e su questo io devo ringraziare quei genitori e quei bambini che si sono adoperati per mettersi, come dire, un po' da cavie a questo progetto. Li ringrazio perché ci hanno dato fiducia, ringrazio quel gruppo di lavoro che quotidianamente si è confrontato per capire i piccoli miglioramenti da fare e gli aggiustamenti da proporre. E dalla prossima settimana posso dire che queste lezioni diventeranno calendarizzate in modo pseudo definitivo. Ci tengo a sottolineare che vogliono essere delle lezioni con la presenza costante degli insegnanti, dei preparatori, che possano in tempo reale verificare cosa i bambini stanno facendo a casa propria. Ci tengo a sottolineare che sono delle lezioni che devono verificare i criteri di sicurezza minimi all'interno delle case, perché è ovvio che non tutti hanno a disposizione case grandi, spazi in sicurezza per fare attività di movimento. Un conto magari è fare un po' di stretching e un conto invece è oggettivamente muoversi su delle mattonelle e fare dei passi di danza. Dobbiamo verificare queste condizioni e se ci sono queste condizioni con le dovute coperture assicurative, allora attivare per i bambini che ne faranno richiesta i singoli corsi. Sappiamo che comunque, ripeto, in questo mese ci sono state delle sperimentazioni, ci sono già dei gruppi classe che lo stanno facendo, qualcuno ha dovuto togliersi dal gruppo perché appunto queste condizioni non erano verificate o verificabili e si spera di poterlo coinvolgere in altro modo. Consideriamo anche che la danza è sempre stata vista e vissuta come attività di gruppo in classe di movimento. Ne esistono tanti altri aspetti, gli aspetti tecnici, gli aspetti storici, gli aspetti che possono formare anche a carattere culturale un bambino, un adolescente e un adulto. E quindi saranno proposti degli stage proprio indirizzati anche a questo. Il tutto partendo qua dalla forte esperienza di questi anni di musica. La musica è sempre stata parte importante, teorica e poi pratica, no? Quindi pensiamo ai vecchi programmi di 80 anni fa, dove si passavano mesi, se non anni, sui libri di solfeggio prima di prendere in mano uno strumento. Allora, non si deve arrivare a questo, ma si stanno un pochettino riequilibrando questi equilibri. La danza sta prendendo questa esperienza e la sta facendo un po' propria, sempre assolutamente con le indicazioni delle accademie di alta formazione, perché i bambini abbiamo piacere che vengano indirizzati eventualmente anche verso un loro futuro. Condivisione in primis, sostanza, quindi un servizio che abbia qualità e sicuramente questa esperienza di queste settimane proiettata verso il futuro, perché come appunto si diceva, la seconda fase non prevederà la possibilità di avere degli assembramenti, quindi anche
il nostro futuro sui concerti, sugli spettacoli. Voi sapete benissimo che siamo sempre state persone che hanno voluto portare in piazza grandi numeri, ma non per fare così delle prove di forza, ma per far notare quanto la forza del gruppo è importante per la crescita del singolo. E questo non sarà possibile, non sappiamo per quanto tempo, quindi abbiamo dovuto annullare i nostri spettacoli e spostarli su un altro piano. Non ho detto che non stiamo facendo e organizzando i nostri concerti e spettacoli di fine anno, perché non è vero, ci stiamo lavorando sodo da subito. Saranno concerti diversi, ma non voglio assolutamente così svelare tutte le nostre sorprese, perché sono in corso d'opera, ma ci saranno. Posso soltanto dire che in questo, ecco, posso ringraziare alcuni amici di Confindustria, dell'Unione Industriale del Canavese, che ci hanno dato fiducia e ci hanno proposto delle collaborazioni per creare degli spettacoli nuovi, anche con l'aiuto degli operai, degli impiegati, dei responsabili di alcune aziende locali che fanno appunto parte delle realtà produttive, no? Un altro aspetto importante della zona, certo. Le realtà produttive che si sono dovute chiudere. Siamo in chiusura, Sonia. Ancora una cosa, non tutto il male viene per nuocere. E quindi l'associazione Liceo Musicale, Music Date, quando potranno ripartire fisicamente, quindi nella sede con le lezioni, ripartiranno a Rivarolo. Ecco, questo sì, anche perché abbiamo dovuto scucire una proroga il trasferimento al nostro assessore di riferimento, che è l'assessore Contacanova. Adesso non possiamo sapere ancora appunto le modalità di riapertura della seconda fase, e della certo. terza fase ancora neanche se ne parla. Possiamo dire che ci ha chiuso tutto l'aspetto organizzativo estivo e di trasferimento, e quindi possiamo dire che ad oggi ripartiremo a settembre a Rivarolo. Sono in fase di sistemazione i progetti per il nostro futuro, compatibilmente con la possibilità di riapertura di tutte le attività. Ecco perché dicevo, le attività produttive sono un aspetto a margine, ma comunque presente anche nella nostra vita quotidiana. Questo vuol dire che quando potranno riaprire anche le attività produttive, potremo pensare anche ai nostri trasferimenti. Per adesso possiamo dire che a settembre riapriremo a Rivarolo. Grazie, grazie mille Sonia Magliano per essere stata in collegamento con noi, e ci aggiorneremo più avanti. Assolutamente, grazie a tutti e un in bocca al lupo a tutti i ragazzi e a tutte le famiglie che hanno sostenuto e sostengono la crescita del nostro territorio, è importantissimo. Ci uniamo all'in bocca al lupo. Arrivederci, grazie. Sonia. Arrivederci. Continuate a restare con Obiettivo News e buon proseguimento di giornata.